Buongiorno. Beh, applaudiamo il nuovo sindaco. Qualche tempo fa, e per questo appuntamento voglio in primo luogo ringraziare Michele Placido che ci ha onorato con la sua presenza, e Carmelo Grassi, per cortesia, nel Teatro Pubblico Pugliese. L'occasione ovviamente è troppo bella e ghiotta per non fare anche i complimenti e in bocca al lupo al sindaco eletto, dove si usa dire, e la testimonianza che lui sia qui mi fa molto piacere, perché questo significa che al di là delle appartenenze, delle scelte politiche, sulle cose importanti, la città può trovare un percorso comune. Voi sapete che avevamo avviato anche qualche tempo fa un minimo di interlocuzione su questa cosa, e quindi stamattina è importante che Franco Mandella, seppure nel tempo ristretto che la sua giornata gli consentirà, stia qui. Io ovviamente passo la parola a Michele, perché Michele è l'ospite di onore di questa giornata, ringraziando in primo luogo lui come artista, maestro, professionista, per aver voluto accettare questa sfida. È una sfida che, come ha detto in un'altra circostanza, non gli fa paura, anzi è una sfida che lo entusiasma, e poi ha bisogno anche di persone che siano capaci di accettare le sfide più difficili e entusiasmanti. Siamo certi che con lui e con il supporto, la vicinanza del Teatro Pubblico Pugliese, questa nostra programmazione teatrale sarà a essere all'altezza di quella che è la storia, il presente e, io spero, un radioso futuro di questa città, del nostro teatro. Maestro, a te. Grazie. Beh, appunto, ufficialmente grazie di essere intervenuto. Se vuoi aggiungere anche tu, però dammi un benvenuto anche tu, perché devo rispondere anche in parte, voglio dire, del mio grado naturalmente alla nuova giunta che rappresenta la città per i prossimi anni. Io innanzitutto ritengo che oggi c'è un momento di gioia e dolore, perché la vita è fatta di gioia e dolore. Vorrei ricordare il lutto che ha colpito non solo la città con il crollo di via De Amicis, come non so termine esatto, di amici, e soprattutto la perdita di un caro amico, Paolo Ferenzio, che ci ha lasciati, un consigliere comunale, e ho dato un saluto, ecco perché ho fatto un po' tardi, e la vita continua. Lo spettacolo, Massimo, ma questo non è lo spettacolo, questa è la vita che è fatta di gioia e di dolore. Allora, ritagliamoci un po' di gioia in questo teatro che deve ritornare a dare il sorriso alla città di Foggia. Sarà un mio impegno investire tutte le mie energie per rilanciare il Teatro Giordano, e quindi sono lusingato che ho al mio fianco non solo il sindaco Scelli, che apprezzo la sua sensibilità per avermi invitato, ma ho condiviso, a differenza di qualche tuo amico che non probabilmente aveva preso qualche impegno elettorale, ma io ritengo che Michele Placido non appartenga né alla sinistra né alla destra. Michele Placido è un artista affermato a livello internazionale, quindi siamo orgogliosi di avere gente come Michele Placido, quindi darà il suo contributo per quello che ho appreso all'inizio in forma gratuita, ma ritengo che il valore di un artista va oltre alla questione economica e manifesta la sua presenza, un attaccamento a questa terra, l'attaccamento di una città e di un popolo che sta soffrendo e che deve ripartire dalla cultura. E
Quindi io sono grato alla presenza di Michele Placido perché rappresenta la tenacia di un popolo meridionale, di un popolo della provincia di Foggia che ha trovato fortuna fuori da questa terra. Quindi attraverso questa testimonianza noi dobbiamo sforzarci per creare cultura affinché noi possiamo formare i nostri giovani artisti non fuori da Foggia ma qui a Foggia, qui al Teatro Umberto Giordano. Grazie Michele Placido per essere qui con noi. Io prego, darei la parola però al presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi. Grazie, grazie sindaco, auguri a te e buon lavoro. Sono qua di servizio, così come lo facciamo con tutte quante le nostre amministrazioni socio, dalla regione fino al più piccolo comune della nostra regione. Ed è questo il lavoro che abbiamo svolto, proprio questo, la mediazione per arrivare a un risultato importante. Per noi Foggia è un comune essenziale nei nostri soci, perché è il terzo comune in Puglia come numero di abitanti, ma è importante perché è un punto di riferimento di questo territorio. E con il sindaco Mongelli, vista l'imminenza della riapertura del Giordano, che ci è mancato molto, anche se non abbiamo poi fatto mancare ai cittadini di Foggia la programmazione teatrale, perché abbiamo utilizzato il Teatro del Fuoco e meno male che c'era. E però è chiaro che la casa teatrale di Foggia mancava, e mancava oramai da tanti anni, da troppi anni. Quindi questa riapertura è importantissima per Foggia, ma per tutto il territorio che Foggia praticamente serve teatralmente parlando. E per noi era importante che ritornasse il Giordano nel circuito dei teatri italiani importanti. Bene. Quale migliore occasione quella di dare una responsabilità a Michele Placido per ritornare nella sua terra, dopo tanto peregrinare ma anche dopo tanti successi, e quindi dare anche più forza a questa riapertura, far diventare il Teatro Giordano un riferimento importante del nostro territorio. Bene, ho pensato di proporre al sindaco, che è stato subito entusiasta, proporre a Michele questa direzione. Le polemiche, sì, le polemiche ci sono state, ma ci sono anche servite per spiegare qual era il progetto, che non era sicuramente di togliere qualcosa a qualcuno, ma di dare a tutta la cittadinanza qualche cosa di più. Anzi, di poter far diventare questo teatro un riferimento nazionale, credo che convenga a tutti gli operatori culturali di questa terra. E quindi è questo il lavoro che dobbiamo fare, aiutare a maggiormente anche investire, sindaco, te lo dico appena eletto, a investire un po' di più in cultura e quindi ovviamente a far lavorare di più gli operatori di questo territorio, assolutamente senza levare niente a qualcuno, ma cercando di dare qualche cosa di più. Bene, questo è il nostro intendimento, è il lavoro che facciamo tutti i giorni. Lo facciamo con Michele Placido, ma lo facciamo anche con l'ultimo degli operatori della nostra regione. Lo facciamo insieme alla Regione Puglia, che ci dà la possibilità di utilizzare fondi europei. Lo facciamo però anche con le piccole risorse che i nostri comuni, sempre più in difficoltà, dedicano alla cultura. È questo che è il lavoro che svolgiamo giornalmente. E io mi auguro che questa volta questa disponibilità importante di Michele, Michele, credetemi, lo sapete tutti, ma io lo so un po' di più dal punto di vista del lavoro, perché mi occupo di questo settore da troppo tempo, è un artista a tutto tondo, è riconosciuto dal cinema, al teatro, alla televisione, veramente come pochi in Italia. Quindi è una grande occasione questa per Foggia e io mi auguro che tutti quanti noi collaboreremo alla migliore riuscita e al ritorno del Giordano alla grande. Grazie. Beh, la prima riflessione
entrando in questo teatro storico, mi sono ricordato una volta quando lavoravo al Piccolo Teatro di Milano col grande Giorgio Strehler, che diceva spesso: ragazzi, qui è come entrare in chiesa. Naturalmente, qual era il senso? Noi qui ci aggrediamo per migliorare la società, per cui il teatro è il punto di riferimento etico, morale, civile, sociale di una città. Un teatro Foggia è stata troppi anni senza teatro, e questo purtroppo ha creato, non ha dato la possibilità a chi, alle persone della società civile, di aggregarsi, di riflettere molte volte anche i fatti che sono accaduti in questa città, perché se c'è un teatro può dare, può aiutare anche gli amministratori a fare meglio il loro lavoro, a non sentirsi soli, sapere di avere un punto in cui, che il teatro nasce, lo sappiamo bene, come proprio un luogo in cui ci si ritrova a riflettere anche i mali della società, di giustizia, precarietà, giuria. Però io vorrei, mi piacerebbe, se dovessi, insomma, far sì che qui anche qualche produzione di carattere civile, cioè di teatro civile, per riflettere cosa funziona e cosa non funziona, senza essere di parte. Perché quando si entra in una chiesa, il Padre Eterno non chiede a chi crede, chi ha fede, se è di destra o di sinistra. Questo purtroppo è uno dei problemi che abbiamo in questa città. E nel senso di io faccio parte di questa corrente, io faccio parte di questa roba qua, io grazie a Dio ho fatto carriera nel mio campo senza l'appoggio né dalla destra né dalla sinistra, semmai ho avuto pure qua, ma non voglio parlare, se no creo polemica. Per cui grazie a Dio, voglio dire, grazie a Dio ho fatto il mio lavoro con grande onestà, sempre ho cercato, sono stato premiato dalla gente proprio per questo. Ecco, ripeto, questo sarà una chiesa, questo teatro laica, in cui tutti dovranno trovare il modo di esprimersi attraverso la propria voce, ma darsi da fare. Lavorare, non aspettarsi cose troppo materiali, non so come dire, cose più spirituali. Poi quel poco che ci sarà cercheremo, come hai detto giustamente, di condividerlo con tutti. Assolutamente, perché, sì. E questo penso il lavoro. Tra l'altro, era quello che noi ci siamo già detti quando c'era questa ipotesi ancora, così, ancora tutta da sviluppare. E lui fu immediatamente attento proprio a, disse: bene, io voglio lavorare, ma voglio lavorare con la città, con gli operatori della città. Quindi questo è stato il suo primo pensiero, quindi non credo di dire, non ho detto nulla di più di quello che tu pensi. Poi ripeto, quello che tu hai detto io lo sottoscrivo, cioè noi dobbiamo cercare entro un anno, due, insomma il tempo, un po' di tempo ci vuole quando si riapre un posto che non ha funzionato per tanto tempo, di riportare Foggia al Teatro Giordano, di essere uno dei teatri più importanti delle città italiane, per cui qui quello che passa al Piccolo Teatro di Milano deve venire a Foggia, o che passa al Carignano di Torino deve venire a Foggia. Cercheremo poi, se saremo capaci tutti assieme, di fare di Foggia anche un centro di idee, di produzione che vada al di là della città, sarebbe una soddisfazione straordinaria. Ma su questo intanto la prima cosa è che faccio l'appello anche al sindaco del mio paese. Ma abbiamo bisogno di abbonamenti, di gente che paga, che fa il biglietto, lo pagano tutti, per primo lo pagherà il sindaco. E io naturalmente sarò il primo a staccare, ogni volta che vado al teatro pagherò il mio biglietto, non inviterò, io personalmente non inviterò mai nessuno. Va bene? Semmai se si dovesse fare qualcosa sarà fatto a favore dei bambini o di quelle famiglie a cui siamo sempre vicini. Tra l'altro vorrei fare un pensiero alla famiglia, al bambino Salvatore, che in questo momento è solo nella sua solitudine. Piacerebbe, quanti anni ha Salvatore? Da 3 mesi fa 3 anni. Fa 3 anni. Io la promessa che voglio fare è che tutti i bambini, dall'asilo all'elementare, già a Natale, voglio preparare qualcosa di straordinario qui nella piazza davanti al teatro, per far capire, far vedere che qui c'è un teatro ai bambini e che li faremo visitare il teatro. Comunque Salvatore sarà adottato dalla città di Foggia. Sì, ho letto. Quindi questo è l'impegno che non solo... Poi naturalmente il gran lavoro da fare, il
il gran lavoro da fare è lavorare sulla qualità, sulla vedremo un modo di trovare, non dico adesso aprire scuole di teatro, di cinema, eccetera, eccetera, però di far partecipare da questo punto di vista, collegare i laboratori, se ci saranno, e ci sono, so che ci sono, dalla provincia di Foggia, e di Foggia in particolar modo, ai grandi laboratori nazionali e perché no internazionali. Vediamo, insomma, si deve fare, ecco perché dico bisogna lavorare tanto, bisogna lavorare solo. Allora, bene? Trattandosi di un incontro con la stampa, no, in precedenza vai i giornalisti, se vogliono fare domande. Prego, giornalisti, campanaro. Michele, hai citato il tuo primo ingresso al piccolo di Milano. Ti ricordi la tua prima conferenza stampa a Franco? Ti ricordi la prima conferenza stampa in questa stanza? No, qui. Non te la ricordi? Se io ho fatto. Se gli ricordi la sua prima fidanzata, però sì. No, no, mi ricordi la tua prima conferenza stampa nella sala Fedora? E in che anno fu? Non me lo ricordo. Sicuramente i capelli non bianchi. Beh, quello sì. Allora ce la ricordo. Ma non mi ricordo le ricorda prime parole, la tua, sarei io. Una conferenza stampa molto bella, dove tu raccontasti delle cose particolari che facevano i pendolari dal subappennino d'Auro quando mancavano la scuola. Ah, i miei ricordi di infanzia, scusami, non mi ricordavo il tema. No, è stato l'aspetto bello perché hai dimostrato la tua umanità. Non voglio entrare sulla polemica. Per favore, si sente già poco, abbiate pazienza. Chiedo scusa perché la ritengo stupida e cretina. Forse chi ha investigato nella polemica non sa che tu anni fa hai acquistato una masseria nel territorio di Ortona e per due anni hai rivitalizzato il sito di Ortona. Quindi chi ha fatto quella polemica doveva in quel modo riflettere su quello che sei. Credimi, io non so nulla di quella polemica, sono solo, me l'hanno riportato. Guarda che c'è stata una polemica a Foggia, ma non ho voluto leggere chi è la domanda. Non ho voluto leggere i giornali. Michele, non voglio fare polemica, poi dovrei andare nella polemica della programmazione, perché il fruitore teatrale veniva penalizzato. Ma andiamo al di là di questo. Bene. Teatro di Scoglia, diceva Rossi. Vengo alla domanda. Ci sono due percorsi che il teatro di Giordano ha bloccato. Il primo percorso è la stagione lirica. Secondo percorso è la Fondazione Giordani. Quali saranno i programmi futuri, visto che c'è anche il nuovo sindaco? Beh, infatti sulla stagione lirica è stato il mio primo pensiero, ne abbiamo parlato, abbiamo accennato. Adesso è il primo giorno, ancora devo cominciare, ma già forse fra un'ora ci sarà un'idea che insomma metteremo in atto. Ci sono le forze qui forse per creare già una situazione per la prossima stagione, per una serata, due serate, quelle che saranno, insomma dare subito, fare onore al nome Giordano, ma su questo non ci sono dubbi che la stagione lirica sarà contemplata probabilmente all'interno dell'abbonamento del teatro. Poi per quel che riguarda l'altra situazione della fondazione io sono proprio completamente all'oscuro, prenderò atto comunque di questa cosa. Io chiedo scusa, devo scappare, ciao. Grazie, arrivederci, grazie. Per cui è chiaro che questo è anche un teatro lirico, dobbiamo tenere conto del lavoro da fare. Almeno io me ne rendo conto, poi spero di avere una mano. Di avere anche le risorse. Certo. Con che cosa pensa di aprire la stagione? Ma questo è dobbiamo lavorare, di lavoro. Abbiamo varie ipotesi. Per adesso, esempio, non si va bene. No, non esageriamo. Adesso no, per esempio, ma lo faremo presto. No, ma si parlava con il sindaco, che è quello il sindaco in carica. Certo. Dobbiamo dare atto di fare una inaugurazione già nel mese di agosto o ai primi di settembre, non ce la facciamo così. Ai primi di settembre ci sarà la presentazione probabilmente del cartellone con una serata di spettacolo, probabilmente, sì, vero? Si sta lavorando io, in quella direzione. Io spero, questa è la richiesta che vi faccio, diciamo, che l'apertura possa coincidere con un'opera lirica, qualcosa di lirico che abbia una storia e, ma nel frattempo bisogna lavorare anche a questa stagione teatrale che deve, adesso è il momento del lavoro di programmazione. Chi meglio di voi può farlo nella maniera più attenta e più profonda possibile. Io approfitto anche per ringraziare Peppino D'Urso, Gloria Frazia e tutte le strutture comunali
anche tra l'altro vedo qui le altre due mie carissime componenti di giunta che sono qui, perché questa di oggi, questo risultato di oggi è un risultato che non ci sarebbe stato se non ci, sarebbe, se non ci fosse stata davvero la voglia di farlo. Noi abbiamo trovato un terreno fertilissimo, però abbiamo dovuto arare molto per fare in modo che questa cosa ci fosse. E io non mi lascio prendere dalla fregola chi inaugura il teatro, chi farà la stagione, chi si metterà l'abito scuro per la prima volta, chi porterà la fascia tricolore nel momento che si dovesse fare. Io e noi volevamo andare a Foggia e darci, regalarci, perché noi siamo foggiani a tutti gli effetti, la possibilità di un prodotto di qualità. E le parole che ha detto poco fa Michele Placido, anche sul ruolo della cultura, il ruolo del teatro in particolare, mi trovano ancora di più consenzienti. Quindi io un sogno di un'opera lirica particolare ce l'ho sempre avuto nella testa, però poi arriverà il momento di cui si potrà parlare anche di questo. Altri... Io volevo fare una notazione, diciamo che negli ultimi anni, che ormai sono lontani, la lirica, tutti gli spazi della lirica, ha monopolizzato, diciamo, il cartellone dei giornali. Ci assicurate almeno la pluralità? Diciamo che c'è stato la lirica, sì, non soltanto la lirica. Possiamo avere la sicurezza che ci sarà una pluralità di offerta o torneremo dopo un po' di nuovo sempre soltanto con la lirica? Ma no, io credo che se, insomma, intanto sono stato interpellato io, per natura sono portato soprattutto a poter e saper creare sicuramente un cartellone di prosa, un cartellone, però ripeto, essendo appassionato di lirica, sicuramente non sarà trascurato, questo senza dubbio. Adesso vediamo subito il primo anno cosa... Vorrei però ricordare che la lirica è un tipo di spettacolo molto costoso e che Foggia ha smesso di produrlo, perché lo produceva, è vero? Sì, lo ricordo anch'io. Magari con meno spettacoli, ma su questo non c'è dubbio. Però quello che noi possiamo fare con le ristrettezze che, ripeto, la cultura purtroppo ha, i comuni di conseguenza, è trovare sinergie anche nell'ambito territoriale pugliese per poter utilizzare produzioni che sono già pronte per altri, certo, e cercare di portare, naturalmente sempre rispettando il livello qualitativo. E questo è il lavoro che vi ho già detto, facciamo tutti i giorni, lo facciamo come mediazione fra la produzione e la distribuzione e i comuni e le amministrazioni che a noi aderiscono. E quindi cercheremo di fare anche questo nell'ambito della lirica, mettendo magari d'accordo più comuni che hanno questa richiesta. Io giorni fa ero a Barletta dal sindaco che mi diceva: bene, noi saremmo molto contenti di far ritornare al Teatro Pulci la lirica. Noi saremo nella condizione di mettere insieme più comuni che possano in qualche maniera aiutare queste produzioni liriche. Esatto. Ovviamente devo dire una minima parte, perché non siamo nella condizione, non credo che il Comune di Foggia possa dedicare tante cercheremo di assicurare almeno la qualità. Una risposta campanata sulla fondazione. Beh, ora lo possiamo dire, sindaco, visto che siamo al termine. Non abbiamo campato la giornata, abbiamo lavorato sulla fondazione. C'è già un comitato promotore formato dal comune con la Fondazione Banca del Monte ed altri soggetti. Ci siamo fermati perché, con tutte le norme restrittive, la spending review, i comuni sono stati in qualche maniera diffidati dal promuovere nuovi soggetti. Ora so che la cosa è in discussione in Parlamento, per cui l'idea della Fondazione Umberto Giordano può essere ancora un'idea buona, certo dipende molto dalla nuova amministrazione, anche dal direttore artistico, ci mancherebbe altro. So che lo stesso Teatro Pubblico Pugliese aveva espresso la sua disponibilità, quindi stavamo lavorando a creare la rete, ci siamo fermati per questi intralci che non sono dipesi da noi, insomma. Dietro le quinte, così palcoscenico, appoggia. Certo, io quello un bigliettino da visita uno deve dare, no? Io l'altro viene con uno spettacolo. Il mio Relir e quest'anno va al Piccolo Teatro di Milano, è stato invitato al Carignano, farà anche il Petruccelli a Bari.
cui con molta modestia dico appunto a casa, anche a casa e dopo, perché forse anche la gente gliel'abbiamo chiesto noi, per la verità non lo ha proposto lui, quindi no, vabbè, che... grazie a Dio, uno spettacolo che viaggia da 2 anni e il piccolo teatro Ronconi l'ha avuto quest'anno, per cui Luca, sono andato a Milano a trovarlo, posso ringraziarlo da lì, per cui sicuramente ci sarà una mia partecipazione da quel punto di vista. Se riesco nell'arco dell'anno a creare qualcos'altro, però non voglio bilanciarmi troppo, perché poi le promesse quando non sono mantenute poi costano, hanno un prezzo. Mi piacerebbe lasciare il segno almeno con qualcosa, adesso non voglio dire un laboratorio piuttosto che uno spettacolo con dei giovani attori, non lo so, qualcosina sicuramente devo, mi piacerebbe lasciare, donare a questo teatro, appunto, creando qualcosa di particolare, personale. Va bene? Grazie. Se non ci sono domande, io approfitto anche per salutare il presidente della Camera di Commercio che è Fabio Borrello.